Veniamo ai comuni. Qualcuno di voi dirà: perché dopo la regione tratti i comuni? La regione è l'ente territoriale più grande, il comune è l'ente territoriale più piccolo. Perché non trattare prima le città metropolitane e le province? La risposta è presto detta. Regioni e comuni hanno uno statuto ordinamentario, quindi hanno una forma istituzionale praticamente identica. Province e città metropolitane, stessa cosa. Quindi conviene trattare i comuni subito dopo le regioni, perché in questo modo essi si capiscono immediatamente. Sono previsti dall'articolo 114 della Costituzione e sono l'ente territorialmente più piccolo previsto in Italia, perché le cosiddette frazioni dei comuni non sono un ente riconosciuto in Costituzione, sono solo dei frazionamenti, delle ripartizioni dei comuni. I comuni in Italia hanno una storia importantissima. Ben prima dell'unità d'Italia, quindi nel 1800, l'Italia ha avuto uno sviluppo comunale di enorme importanza. Nel 300 i comuni italiani erano i più ricchi al mondo, pensiamo a Firenze, ma anche agli altri comuni toscani tra gli altri, poi Milano successivamente, eccetera. Ed è per questo che la soppressione del comune rappresenta una impossibilità. Si discute di sopprimere le province che non sono state ancora del tutto soppresse, ma sopprimere dei comuni, sopprimere l'istituto comunale in Italia è impossibile. Non sono titolari di potere legislativo, al contrario di quanto accadeva appunto ai vecchi comuni, ai comuni medievali, perché il potere legislativo spetta solo allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. Ovviamente non sono titolari di poteri giudiziari, il potere giudiziario spetta solo e soltanto allo Stato. Dunque, questo mi fa capire che cosa? Che non avendo il comune potere legislativo, l'organo consiliare, quindi il consiglio comunale, perché vi ho detto che il comune ha gli organi elaborati in maniera speculare alla regione, quindi consiglio regionale, consiglio comunale, giunta regionale, giunta comunale. La giunta comunale non ha poteri legislativi come invece la giunta regionale, perché il comune non ha poteri legislativi. Quindi evidentemente l'organo consiliare deve svolgere funzioni diverse da quelle legislative, come vedremo tra un attimo nei prossimi video. Possono dotarsi di statuti, abbiamo i statuti comunali approvati attraverso un atto normativo comunale, non una legge, perché i comuni non emanano leggi, con le quali il comune individua i propri principi fondamentali, quindi i principi fondamentali che regolano la vita di quel comune. La disciplina degli istituti è prevista dal TUEL, testo unico enti locali, di cui abbiamo parlato in un video precedente, e gli istituti disciplinano cosa? Il funzionamento degli organi di governo comunale, le modalità di partecipazione dei cittadini alla vita politica comunale e l'organizzazione degli uffici comunali.